Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyudea e oggi ragazzi parliamo ovviamente di un sacco di novità, di aggiornamenti riguardanti queste ultimissime ore di Fortnite nella stagione numero 6. Ragazzi, davvero innanzitutto voglio subito mettervi tranquilli perché la domanda principale che mi fate anche in live è: Maxuder, il Manni si potrà maxare anche nella Season 7? Sì, ragazzi, state tranquilli che ci sarà la possibilità di portare il Manni alla fase finale nella prossima Season. Probabilmente non sarà così per il Ragnarok, ma credo che l'abbiate un pochettino sbloccato tutti. Non sappiamo invece se sia possibile per Calamity. Quindi, ragazzi, datevi da fare in queste ultime ore per togliervi ogni dubbio. Oggi quindi ragazzi vedremo alcuni aggiornamenti, come vi stavo già anticipando, parleremo di ovviamente i teaser che sono usciti e che ci fanno ben intendere a cosa andiamo incontro nella season numero 7 e vedremo anche delle novità direttamente da Twitter da parte di Epic Games. Ma prima ragazzi ve lo ricordo, se vi piacciono i miei video mi raccomando, un bel pollicione in su, ragazzi, non dimenticatevi di lasciarlo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le news di Fortnite. Ma prima, la domanda, raga, la domanda. Secondo, è semplicissima, ragazzi, è semplicissima. Secondo voi, la skin del Cavaliere di Ghiaccio, che è praticamente la sagoma che abbiamo visto nel primo teaser, sarà del pass battaglia oppure arriverà più avanti durante la season? Così, ditemi un po' cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio lande, bando alle ciance, cominciamo subito ragazzi, vedendo la primissima immagine di oggi, interessantissima, e qui ragazzi, oh, I am so sad, sono molto triste ragazzi, perché sono felice per chi ce l'ha e triste per me. È stato annunciato l'altro ieri, direttamente sulla pagina Twitter ufficiale di Fortnite, che tutti coloro che sono stati presi come creator, quindi sono entrati a far parte del programma supporta un creatore, avranno la possibilità di andare avanti ad essere creatori per sempre. Quindi è stata estesa la richiesta di diventare un creator a sempre, non è più in un periodo limitato. Io purtroppo ho fatto nuovamente ricorso a Epic Games dicendo: ma perché a me non mi avete accettato? Ma porco Giuda, ma c'ho 2000 video su Fortnite e un sacco di iscritti. Boh, vediamo ragazzi, anche perché vi ricordo che entrando a far parte nel programma dell'affiliazione, quindi di supporta creator, i vostri amici possono acquistare V-Bucks, possono acquistare oggetti nello shop inserendo il vostro codice, e ogni 10.000 V-Bucks vi verranno accreditati $5 sul vostro conto corrente. Quindi ragazzi, boh, speriamo, io ho fatto ancora un ricorso, vediamo ovviamente se anche riesco a togliermi questa gabola che dà parecchio fastidio. Ma andiamo avanti ragazzi, ovviamente non ci fermiamo e parliamo di un'altra cosa molto curiosa che è stata twittata direttamente da Donald Mustard. Oramai sono un po' di giorni che lo seguiamo anche sulla pagina ufficiale di Twitter. Donald Mustard, ve lo ricordo per chi non lo sapesse, è il creative boss, praticamente è il coordinatore, diciamo, del team di Epic Games, e lui ha twittato: "Surrender to the sultry sax", cioè mi sono arreso alla bellezza del sassofono. Come sapete, l'altro ieri è uscita ed è rimasta per un giorno solo il nuovo ballo, il nuovo emote. Qua ringrazio Raman, grazie Raman per avermela regalata, l'emote del sassofono, e lui dice, sotto twitta nuovamente: "Io ho usato questa emote senza mai fermarmi gli ultimi giorni, con una skin particolare del Battle Pass". E sembrerebbe, anche se non capisco perché lui abbia detto che ha utilizzato questo sassofono con l'Hippie, che in realtà è una skin della Season 5, e ha detto che si è divertito talmente tanto, voi dovreste vedere. Ecco, la cosa più interessante, che ha un pochettino, diciamo, acceso la lampadina ad alcuni utenti di Reddit, è appunto
perché, nel senso, c'è qualcosa dietro che non abbiamo ancora capito nelle note del sassofono, è così particolare? Non lo so, ragazzi, non lo so. Io ve lo dico, se voi avete qualche idea, se avete notato qualcosa di strano con qualche skin mentre la suonate con il sax, fatemelo sapere. Magari lui non intendeva questa skin, lui dice l'ha utilizzata per tantissimo con una skin della stagione 7 ed è stata una roba, una figata, make me just lol, mi ha fatto ridere tantissimo. Andremo a vedere anche questo, approfondiremo. Ma andiamo avanti, ragazzi, ovviamente parliamo di un'altra notizia importantissima, questa davvero GG per Epic Games, ragazzi. Sto parlando delle World Premiere. Che cosa sono le World Premiere? Sono un pochettino come la notte degli Oscar, rapportato ovviamente nella vita reale. Quindi sapete, è un gala, una convention dove si assegnano dei premi per i migliori videogiochi al mondo, quindi non limitati, ed è quasi scontato che Fortnite vi partecipasse, anche perché attualmente è l'unico gioco dall'uscita dei videogiochi in assoluto in grado di generare un traffico così alto di utenti, in grado di mettere d'accordo, tra virgolette, tutte le grandi case produttrici di videogiochi. Non esistono, ragazzi, videogiochi che hanno un cross platform a 360 gradi e probabilmente non esisteranno mai più. Cosa dico? Cioè, non esistono videogiochi che abbiano in comune i server, essendo di casa Microsoft, essendo di casa Sony, e soprattutto, ragazzi, noi non lo abbiamo. Cioè, io ve l'ho detto, forse voi non fate tanto caso a queste cose, ma ragazzi, hanno fatto un cross platform con Nintendo. Dovete capire, permettetemi di spendere due parole, Nintendo è la casa fondatrice della rivoluzione dei videogiochi del 1983, quindi dove ha mantenuto per 30 anni il predominio assoluto, 30 anni forse no, 20 anni il predominio assoluto dell'industria videoludica. E tuttora, sebbene abbia deciso di prendere un percorso alternativo, quindi Nintendo si sviluppa giochi anche per età adolescenziale, ma si è concentrata di più sulle famiglie, non ha mai fatto collaborazioni con nessuno. Nintendo detta tuttora legge nell'industria mondiale. Quindi, ragazzi, vi stavo per dire, scusate, io mi prendo bene quando vi parlo della storia dei videogiochi, che sabato 6 dicembre, se non ricordo male, comunque questo sabato, dalle 6 di pomeriggio per noi, dalle 9 per l'Eastern Time, ci sarà in diretta su Twitch la convention, dove potremo vedere, ragazzi, è Dave Mustard, quello che vi ho detto prima, dire un discorso, fare un discorso. Lo troverete ovviamente disponibile per tutti in streaming, quindi se volete andare a dargli un'occhiata è un'ottima occasione per guardarlo. Tanta roba, la World Premiere. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo, caspita, di un grande buco che ci è rimasto in questa season, ragazzi, ovvero sia le due skin che non sono uscite nella season numero 6, ragazzi. Le abbiamo viste praticamente da quasi subito, dai primissimi aggiornamenti di 3 mesi fa, e nonostante sia stata riproposta la skin del Durburger femminile nell'ultimo loading screen della settimana numero 10, non è mai uscita. Tra l'altro, ancora più curiosa, la skin del tizio con il cappuccio e le ali da pipistrello, che non nessuno ha capito che cosa dovesse rappresentare, o se fosse un Twitch Prime, se fosse un'opzione extra, nessuno l'ha saputo. E quindi, ragazzi, rimane un grande punto di domanda per queste due skin, che ci auguriamo ovviamente di vedere il prima possibile nei nostri shop. E chiudiamo, ragazzi, parlando di una cosa interessantissima. Forse non lo sapete, ma dall'ultimo update è arrivata la cartella Antilope, che è praticamente una sottocartella della cartella principale Drivable Vehicles, quindi veicoli guidabili. E come vedete abbiamo il Racetrack e abbiamo il Quad e abbiamo il Golf Kart. Antilope, ragazzi,
vuol dire ovviamente antilope, l'avete capito, ma è anche lo stesso nome con cui si chiama il gatto delle nevi, in poche parole, quindi la moto da neve. Ed è assolutamente plausibile pensare, come vedete qua abbiamo anche le sottocartelle, è anche plausibile pensare che arriverà con questa season un nuovo veicolo, magari solo dedicato alla season 7, e potrebbe assolutamente essere il gatto delle nevi, ragazzi. Avrebbe un sacco di senso, o potrebbe sostituire magari il Quad Racer. Chi lo sa, ragazzi? Staremo ovviamente a vedere. Beh ragazzi, io spero che tutte queste news vi abbiano interessato, così siete aggiornati anche voi all'ultima ora di Fortnite. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto, ciao!